Si è insediata a Ponte Latone la nuova amministrazione comunale ed il sindaco donna più giovane della provincia di Caserta, Adriana Esperti, di professione avvocato, nel corso di un consiglio comunale lampo, nel senso che è durato davvero il tempo necessario senza alcun ostacolo. Poi la festa con i fan in una gremita aula consiliare. A margine dei lavori abbiamo avvicinato proprio il primo cittadino per conoscere le sue impressioni alla sua prima esperienza politica. Allora, il sindaco più giovane della provincia di Caserta, il sindaco donna, il primo anche a Ponte Latone, giusto? Sì, assolutamente sì, e gli elettori mi hanno conferito questo incarico, ringrazio per la fiducia che mi è stata data, è un'emozione grandissima rappresentarli e lo farò nella maniera più onesta e leale possibile nel rispetto del mandato che mi è stato conferito e sarò il sindaco di tutti, sia di chi mi ha votato che di chi non mi ha votato sicuramente. Stasera è stato il primo consiglio comunale, il primo della tua vita diciamo, che emozioni hai provato? Un'emozione indescrivibile, e mi sento però in famiglia, ho avuto la sensazione comunque di stare in famiglia, non so perché, sono stati bravi anche, infatti un ringraziamento anche all'opposizione che si è posta nella maniera che volevo, nel senso con un clima collaborativo che spero che venga mantenuto anche per il resto del mandato. Dobbiamo amministrare tutti insieme, come ho detto loro, in maniera comunque volta proprio al benessere del paese e alla crescita del paese, costruire, questo sarà l'obiettivo di sia della maggioranza che dell'opposizione. Quale sarà il tuo primo provvedimento che adotterai? Stiamo lavorando molto per il PUC, per portare avanti questo piano urbanistico comunale e quindi c'è molto da fare da questo punto di vista. Io penso che siano i provvedimenti più urgenti, siano inerenti a questo settore. Nel corso della campagna elettorale lei ha parlato molto dei giovani, ecco, che cosa hai in mente? Io ho sempre sognato di creare qui a Ponte Latone un forum dei giovani, di aprirci di più anche alla vita proprio dei social, no? Creare una pagina Facebook proprio del comune di Ponte Latone che non c'è, renderli sempre più partecipi e avvicinarli alla vita politica, perché vedo una sorta di disimpegno che a me non piace e vorrei anche per la mia giovane età, diciamo così, anche se non troppo, portare avanti questo discorso di avvicinamento alla politica creando queste attività e queste forme di, diciamo, di partecipazione sempre più costante nell'amministrazione. Questa sera è stata ovviamente anche ufficializzata la giunta, ci può dare i nomi? Sì, allora il dottore Antonio Carusone che avrà anche l'incarico di vice sindaco, una persona che stimo molto e che mi ha dato quindi la possibilità di essere qui adesso e poi Izzo Franco che per me rappresentano l'esperienza, no, e quindi hanno anche delle capacità già acquisite.